Cameriere! Cameriere! Ma cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Come cosa faccio? Cosa faccio? Chiamo il cameriere, cosa devo fare? Ma il cameriere non si chiama così. Ma come non si chiama? Non cominciamo con queste sguaiataggini da italiani. Senti, Mariuccia. Non ci facciamo riconoscere per quello che siamo. Vabbè, ma è mezz'ora che siamo qui, se il cameriere non ci fila per niente, lo chiamo io, abbi pazienza, dai. Ma cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? E cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Chiamo il cameriere, dai. Il cameriere non si chiama. Il cameriere arriva da sé. Quindi sta calmo, controllati, parla a bassa voce, stai composto. E soprattutto non gesticolare, perché se cominciamo a gesticolare e allora... Sta ferma con ste mani, sta ferma che ci guardano tutti, dai. Ma cosa fai? Cos'è che fai? Ma dici a me di non fare l'italiano, tu ti metti a pulire i bicchieri, scusa. Lo sai, non sai che sono sterilizzati quei bicchieri? Ma c'era una mosca. Era una mosca tedesca, pastorizzata anche. Ecco il cameriere. Oh, cameriere. Buongiorno. Buongiorno. Allora... parla sottovoce. I signori desiderano... Come? Cosa avete di pronto? Cosa avete di pronto? Abbiamo... Di chi è quella macchina posteggiata qui fuori, in sosta vietata, con targa italiana? No, no, tu per carità non ti fai accorgere che siamo italiani, non dire che è la nostra, se no questi qui ci fucilano per... Voi! Voi no! Voi siete italiani proprietari di quella macchina qui dai, fuori? Dai, dai, no, noi italiani, dai, no, bene, baffa tedesche, no, noi italiani, no, non importa, vuol dire che proprietari si faranno FIFA, ah, FIFA si faranno si FIFA, fa... noi intanto provvederemo. Sì, ecco, io se fossi però lei per dimostrare supremazia razza germanica, io non darei neanche la multa a questi italiani qui, ecco. No! Con uno schiaffo morale improprio. Noi non diamo multa. Vedi, ecco. Noi preleviamo con caro attrezzi, così imparano. Oddio, che succede? Cosa è? Che succede? Ecco, niente di grave. Il cambio. Il cancio. No, cambio. Cancio. Non aveva canciato bene la macchina, sì. E si è staccato. Parafang. Oh. Così imparano. Così imparano. Qui è saltata via la portiera, oi! Bene! Bene, così imparano! Sì, ma cerchiamo di non far imparare troppo a questa gente, se no imparano troppo, diventano troppo bravi dopo questi italiani, eh! Prego, signor, scusate, sì. Io ho interrotto, io ho disturbato, voi stavate ordinando pranzo. Tentavamo almeno. Anzi, se vuole accomodarsi con noi, prego, è meglio tenerseli buoni. Ah sì, prego, vuole accomodire in... Dankeschön. Pregeschön, se siete in gioco. Ecco, diceva che c'era... Vogliamo cominciare con spaghetti? Spaghetti? No, spaghetti noi, spaghetti. Ma cosa ha presa lei noi per italiano? No, gli spaghetti non serviamo all'italiana, serviamo alla tedesca, conditi con miele, strutto, marmellata. Oh. Magari anche una bella gratatina di cioccolato sopra. Ma mi raccomando, molto cotti. Sì, molto cotti, ecco, è proprio una da roba... Bere? Una roba tipo militare, ecco, capito? Che quella pasta asciutta che danno al soldato... Vabbè, insomma, da bere cos'è che prendiamo? A un fiasco di... birra, un fiasco di birra, calda. Calda, se non è calda abbastanza, lei mette... Bagnemarien, bella calda, eh? E lei? Schwinernitzel und Kartoffeln. Ja? Cosa, ja? Com'è quella roba? Schwinernitzel und Kartoffeln. Deve essere una... Ja, Schwinnerschnitzel con carciofi. Eccoci qua. Quella, guarda, viste? Cosa fai, cretino? Ma non lo sai che guardare una donna è come sventolare il tricolore? Ah sì, vabbè, ma io non guardare donne, guardare camere... Spaghetti? Spaghetti. E birra. Birra. E capirà. Sono un po' al dente, ecco, guarda, questo qui se me lo fa cuocere ancora un po' perché è un po', ora mi fa male, un po' troppo al dente quello lì. Subito! Ecco. Sì, dopo fa male, protesi. Troppo crude. Voi non sapete come fanno spaghetti in Italia. Ma come facciamo a non sapere come fanno in Italia? Noi siamo italiani. No, fanno spaghetti. Siccome? Poco cotte. Sì. Fanno un soffritto di cipolla. Sì, cipolla. Quando cipolla appena rosolata, loro rovisciano dentro pomodoro. E poi prendono un bel pezzo di carne. Tutto tritato. E una spruzzata! E lasciano cuocere.
cuocere per delle ore, per delle ore. Poi una spruzzatina di fine bianca. Tutte carità, tutte carità. Dai, ritardatevi! No, cosa dice? Un sospetto di noce moscata. Con la polizia? E una bella crattata di parmigiana con lacrime. Tutta tritata, tritata, lacrima. Dai, tritata, lacrima! Parmigiana! Dentro il parmigiana. Parmigiana tritata. Ma italiane non sanno neanche vestire. No, vestire. Niente elegante italiano. Tutte ciacchettine, tutto tilata, tilata. Tutta tritata, tritata. Istinto! Tilate, tilate, tilate. Tripotona. Tripotona? Tutta tripotona, tripotona. Non possibile eleganza, tripotona. Cosa fa? Ah, la medicina se ne dimentica sempre. Va meglio? Ho abbottonato l'intestino adesso. Ma voi non conoscete il difetto più terribile degli italiani? La gelosia. Una gelosia morbosa, una gelosia medioevale. In Italia, per esempio, un gesto così a una signora accompagnata, non possibile. Non possibile. No, non capite che bella donna è fatta per essere ammirata. Giuseppe, ci marcia. Senta, giù le mani dal nichelio lì, giù le mani. Lei è gelosa? No. Lei è gelosa? No, non gelosa, è che lei è... mia moglie è convalescente, si è slogato un piede, ha avuto la Rosalia, il suo nome è Rosalia, differente. Sì, ma io non faccio niente di male. Mora, io ammiro, per me, ammiro per la donna. Giuseppe, che faccio? Resisti, Mariuccia. Oh, non capisco, esagero. Giuseppe, io gli do lo schiaffo. No. Ma perché no? Perché glielo do io lo schiaffo. Oh. Lei è pazzo! Lei è geloso come un italiano! No, io italiano! Perché? Cosa da dire lei contro gli italiani? Cosa c'è da dire lei? Contro questo popolo, che era quel mondo di navigatori, i poeti, hanno quel mondo Raffaello, Leonardo, Metastasio! E chi è Metastasio? Non lo so, ma c'è una via. E lei domani, dal suo combricolo, mi fa trovare qui la mia macchina, con tanto il parafango e portiera riparata, capito? Se no io qui faccio succedere un altro 48. Ha presente il 48 lei? Ce l'ha mica raccontato suo nonnino, il 48, non ce l'ha mica raccontato, eh? Ma come si permette? Voi lavoratori italiani che venite in nostro suolo, germanica! Uè, barbone! Io qui sono un turista, un weekendaio, va bene? Io qui i soldi ce li porto, mica li porto io i soldi. Io se sta con Keque un assegno, io qui compro tutta Düsseldorf e Berlino, ha capito lei? Prega, scusare. Prega. Doloroso equivoco. Auf Wiedersehen. Raus. Vai. Io tutto tritato con la vita. Chiedo scusa, guardi, non è nelle mie abitudini fare delle sfilate del genere. Ma ha fatto bene lei! Siamo! Siete tutti italiani! Io sono De Spesa! Io sono di Milano! E io di Casal Pusterlengo! Oh, ragazzi, ma cos'è che aspettiamo a farci una bella spaghettata? Istrio paese!